invita la lepre a correre. Ma allora, diciamo innanzitutto che i soldi sono soldi, che arrivino dal Recovery Fund, che arrivino dal MES, che arrivino dalla BCE, sempre i soldi sono. E anzi, i soldi arrivano solo dalla BCE, perché il Recovery Fund che emetterà le obbligazioni, dove crediamo che li prenda i soldi? Appunto. Ma se li fa prestare dalla Banca Centrale Europea. Il MES, per quegli sciagurati stati che vi ricorreranno, dove credete che prenda i soldi il MES? Non c'ha il cassetto, o gli chiede agli stati, ma non credo che abbia questo coraggio, oppure va in BCE. Quindi il punto dei punti è, si ritorna sempre lì. Gli unici che hanno i soldi in questa fase sono le banche centrali europee, le banche centrali in Europa, la Banca Centrale Europea, negli Stati Uniti la Fed. Sono loro che stampano il denaro, sono loro che emettono la base monetaria ed è da loro che parte tutto. Quanto al Recovery Fund e al MES, lasciatemi dire due cose. Non c'è alla fine una gran differenza fra MES e Recovery Fund. Alla fine tutta questa gran differenza non c'è. Se non che il Recovery Fund è uno strumento molto, molto, molto più farraginoso. Anche perché nella narrazione di questo Recovery Fund si fa presto ad affastellare i miliardi. È come se io venissi qui e vi dicessi: un operaio guadagna 200.000 euro, e voi mi direste, ma cosa diavolo dici, un operaio guadagna 200.000 euro? E io vi direi, no, sì, va bene, in 4 anni un operaio guadagna 200.000 euro. Voi mi direste, a parte il fatto che i conti si fanno anno per anno, ma diciamo che un operaio possa portare a casa 25.000 euro, in 4 anni sono 100, non 200.000 euro. E io vi potrei dire, sì, vabbè, ma in questi 4 anni prende anche un mutuo, quindi gli entrano in cassa altri 100.000 euro e si fa 200.000 euro. Ecco, voi di fronte ad un discorso di questo genere chiamereste l'ambulanza. Ma quando parliamo del Recovery Fund facciamo proprio questo errore, perché noi affastelliamo quelli che sono dei trasferimenti a fondo perduto che poi in realtà vanno restituiti con dei debiti, li mettiamo tutti insieme e ci riempiamo gli occhi di questi 209 miliardi, quando in realtà purtroppo, e noi ora non possiamo, Flavia, giustamente giudicare i progetti perché i progetti non ci sono. Ha pienamente ragione il sindaco Gusmeroli, perché se vogliamo mettere a norma le scuole, chi sono i proprietari delle scuole, degli edifici? Gli enti locali. E quindi a chi dobbiamo dare i soldi? Agli enti locali. Ma finisce il giochino propagandistico, perché il giochino propagandistico è quello di dire: spendo io questi 209 miliardi che non arriveranno mai. Concludo dicendo che, e cito uno studio di una europeista, una turbo europeista, quindi non un euroscettico brutto e cattivo come me, che è la Silvia Merler, che ha lavorato per anni all'Istituto Bruegel e ora addirittura lavora per David Serra. Ecco, la stima della Merler, lo sapete qual è? È che alla fine l'effetto netto sul PIL sarà dello 0,15 e dello 0,20%. Del recovery? Quindi concludo dicendo, noi ci stiamo illudendo. L'effetto netto del recovery? Sì, esatto, okay, esatto, okay. Perché avremo un esborso in nostro favore di 30 miliardi in 7 anni, sì. Quindi, e poi dovremo pagare i famosi rebate, che sono gli sconti che hanno ottenuto paesi come Olanda, Germania. Quindi cito i dati della Merle. Concludo dicendo che il Recovery Fund è come la vitamina D. La vitamina D fa bene, sì, certo, la vitamina D fa bene, cioè un qualsiasi dottore ve la prescrive, ma se sto morendo dissanguato, e ora sto morendo dissanguato, non è che avere la vitamina D nell'armadietto mi cambi la vita, muoio comunque.